Pierluca Donin, direttore di Arteven, Circuito Teatrale Regionale del Veneto, grazie per aver accettato questa intervista per la redazione di Cultura Veneto. Quando parliamo di Arteven ci emozioniamo perché significa i tanti luoghi del Veneto, significa spettacolo dal vivo, pubblico, emozioni allo stato puro. Sì, siamo degli spacciatori di poesia poi in fondo, in un territorio molto vasto come il Veneto e anche molto complesso, perché il Veneto è una regione che ha una grandissima ricchezza di luoghi molto belli, sono dei teatri storici che ci invidiano da tutta Italia e anche dall'Europa, ma poi ha dei siti straordinari che noi sfruttiamo d'estate, come insomma, le ville venete che non hanno niente da invidiare i castelli della Loira, per esempio. O greti dei fiumi, cave, canali. Noi usiamo qualsiasi pezzo di architettura per farla diventare viva attraverso lo spettacolo dal vivo. Emozionarsi, sì, ci emozioniamo ancora adesso quando andiamo in un teatro, quando si apre un sipario, perché è un miracolo comunque il fatto che ci sia sempre qualcuno disposto a raccontare una storia a qualcuno che è disposto ad ascoltarla. E questo è il grande miracolo che noi mettiamo insieme in un territorio complesso, come vi dicevo, perché è molto differente. Il Polesine è diverso dal Bellunese, il Vicentino è diverso dal Veronese, però se c'è una rete che tiene insieme emozioni, che tiene insieme voglia e qualità di stare insieme, questa è Arteven dal 1979. Ecco, 40 anni di storia dello spettacolo dal vivo. E arrivate anche nei luoghi più piccoli, nelle piazze più piccole, perché spesso sottolineate che è importante portare la qualità, dello spettacolo dal vivo, quindi teatro, danza, spettacoli, anche nei luoghi proprio più piccolini, no? Questo che cosa significa? Quanto è importante? Beh, il Veneto, per sua conformazione, non ha una grande città dove succedono molte cose. Il Veneto è una metropoli diffusa, è più una Los Angeles che non una New York. E quindi portare anche un piccolo spettacolo di burattini in un piccolo paese sperduto nella sconfinata campagna veneta è importantissimo. A volte è forse più importante riuscire a coinvolgere dei bambini in una piccola comunità piuttosto che fare il grande evento nella media grande città del territorio. Perché questo è importante? Perché gli alberi d'alto fusto, come le grandi città e i grandi teatri, hanno bisogno del sottobosco. Se muore il sottobosco, muore anche il grande albero. Quindi per noi è lavoro moltissimo sul territorio. Il territorio è importantissimo, è importante a più livelli. Dalla scuola, noi cominciamo veramente dai bambini dei 4 anni, li cominciamo a portare a condividere l'emozione del teatro, la poesia, la cultura, lo spettacolo viva, sia esso musica, circo contemporaneo, prosa o danza. Per noi è quasi indifferente, ovviamente facciamo analisi, però è indifferente la motivazione per la quale un bambino sta con i propri genitori a vedere un qualcosa di emozionante. Dopodiché noi presumiamo, forse è presunzione, lo sappiamo, che questo bambino un giorno verrà a vedere uno spettacolo più importante per la sua vita soprattutto, è più importante perché una comunità si riflette in uno spettacolo dal vivo. E questo per noi è il grande lavoro che si moltiplica 300.000 volte all'anno, sono 300.000 gli spettatori di questo territorio e stiamo parlando solo di Arteven. Poi ci sono altri teatri importanti. A noi va benissimo, anche se non siamo noi gestori diretti, non importa. L'importante è che l'abitudine del teatro, ecco, l'importante è che il teatro rientri tra le abitudini del cittadino che vive una comunità, che vive una città, cioè come vado a cena, vado anche a teatro, vedo, compro un libro, leggo un quotidiano e questo è stato un lavoro che non c'era prima. E che noi abbiamo sviluppato nel tempo e devo dire con enormi soddisfazioni, specialmente nei luoghi piccoli, cioè nelle piccole comunità il teatro diventa un grandissimo evento e soprattutto vedere persone che girano anche la sera in queste piccole città è un fortissimo incentivo anche alla sicurezza. Molto spesso le città sono vuote la sera, il teatro le anima. Ecco, direttore, chi è Arteven? Chi compone Arteven? Arteven è una straordinaria struttura policentrica, è una sommatoria di intelligenze. Io la dirigo, ma
metto insieme le intelligenze di tutti gli operatori di Arte Venne, dei direttori artistici dei teatri, ma anche della politica, con la P maiuscola, degli assessori, dei sindaci che partecipano alla costruzione del progetto nel proprio teatro. Ovviamente noi mettiamo insieme i propri teatri dei sindaci e delle comunità, ovviamente li mettiamo insieme e costruiamo il grande progetto di questo territorio, che è il più grande progetto italiano. Arte Venne è il primo circuito in Italia, nel 2019 ha superato le 1000 recite, cioè le 1000 volte che si apre un sipario e per 1000 volte qualcuno ascolta una storia, e questo è straordinario. E questa azione ovviamente diventa poi un punto di riferimento anche per le altre regioni, che ci guardano, ci osservano, ci studiano, qualche volta ci copiano, ma noi va benissimo, anche noi copiamo qualche volta i bei progetti degli altri colleghi, e questo crea quella dinamica che senza lo spettacolo dal vivo non ci sarebbe, sarebbe neutra. Una proiezione, sacrosanto il cinema ovviamente, ma una proiezione più fredda rispetto alla relazione che ha l'attore dal vivo con il pubblico. Il pubblico è il dodicesimo uomo, è un elemento indispensabile per il teatro, perché a seconda della reazione del pubblico l'attore modifica, ristruttura la sua modalità di portare la poesia allo spettatore e al pubblico. È un lavoro straordinario proprio dedicato al pubblico. E in palcoscenico però ci sono compagnie, registi, attori. Proviamo a soffermarci un attimo su loro, su queste grandi professionalità, sulle maestranze che vi seguono e che voi venite a contatto. Sì, quello che si vede sono gli attori, i danzatori, i musicisti e gli acrobati del circo contemporaneo. Dietro a tutta questa parte front office, diciamo, c'è tutto un lavoro enorme di scenografi, sceneggiatori, ovviamente scrittori, registi, persone che non appaiono, che sono 10 volte tanto quelli che appaiono. Quindi è una grandissima comunità di lavoratori, colpita gravemente poi da quel che sappiamo, da questa pandemia che ci sta terrificando tutti quanti. Però dietro ad ogni attore c'è dietro una squadra di lavoro. L'attore è il soggetto, il vettore che porta la cultura dello spettacolo dal vivo, la poesia o la nota musicale o il gesto di danza o l'acrobazia al pubblico. Dietro c'è un grande lavoro di persone. È un artigianato di altissimo livello, ma è pur sempre un artigianato, quindi irriproducibile dal web, irriproducibile dalla televisione, irriproducibile. Quindi si può godere solo ed esclusivamente dal vivo. E questo, da 2000 anni avanti Cristo, è il grande vantaggio che ha lo spettacolo dal vivo. Io le chiedo di volgere lo sguardo in avanti, anche sulla base dell'esperienza storica che avete voi, e di raccontarci dei progetti, ma anche un po' una prospettiva di quello che vede lei per gli anni futuri. Ma avendo vissuto molti anni a Arte Venne, ho visto un po' tutte le evoluzioni. Dal momento in cui ci dicevano che dovevamo rendere efficienti le risorse, abbiamo reso efficienti le risorse. Dal momento in cui dovevamo emanciparci sulla poesia, abbiamo emancipato la poesia. Le celebrazioni, i grandi personaggi, lo spettacolo dal vivo che muta ovviamente a seconda delle esigenze anche sociali, cioè cosa deve dire, cosa vuol dire lo spettacolo dal vivo alle persone, ai cittadini. In prospettiva io credo che il teatro faticherà ad essere soppresso da altri strumenti. Il numero e la quantità di spettacoli teatrali che si fanno in questi anni qua, grazie anche al sostegno della Regione del Veneto e del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo, è un numero di spettacoli che non esisteva prima. Cioè nel momento in cui il teatro era al massimo della sua vivacità, come numero di spettacoli era più basso. Quindi oggi noi abbiamo un grande fattore quantitativo che deve ovviamente essere consumato, scusate la parola, la metto 10 volte tra virgolette, dalle persone. E questa azione è sempre in evoluzione, è sempre in evoluzione sia per contenuti che per contenitore. E mi spiego, sui contenuti noi poco possiamo entrare nel merito, a quello ci pensano i registi, gli attori, gli scrittori, i poeti. Noi pensiamo ai contenitori. Il contenitore può essere un teatro classico, ma può essere qualsiasi altra cosa, può essere una strada, può essere una scuola, un'aula magna, una bella villa, può essere qualsiasi cosa.
Ed è importantissimo in questa regione in maniera particolare, che è morfologicamente ricchissima di architetture, portare il teatro in ogni luogo dove esso è necessario. E dove è necessario? Per noi, dappertutto ovviamente. Noi abbiamo provato a fare sintesi, difficilmente, è difficile fare sintesi della cultura in una regione come la nostra, però ci abbiamo provato attraverso tre parole: ricchezze, percorsi, territori. Se lei dovesse così inserirle nel cuore di Arteven, come le abbinerebbe? Beh, di ricchezza dobbiamo parlare di ricchezza, come dire, interiore, ovviamente intellettuale. Il Veneto ha avuto, per esempio, un teatro che ha determinato la storia europea del teatro. Pensiamo a Goldoni che va a Parigi, o a tutti gli autori del Novecento che purtroppo non vengono molto rappresentati in questo momento, con il difetto del dialetto. Il nostro dialetto lingua, che era parlato fino a Cipro, oggi diventa un po' incomprensibile dalle nuove generazioni, e dobbiamo lavorarci molto per la conservazione del dialetto in termini di cultura, non di conservazione fine a se stessa. Quindi a noi abbiamo una grandissima ricchezza, che è una lingua, che sono naturalmente riferito alla cultura, che è una lingua che è una grandissima capacità di scrivere, e nella contemporaneità molti giovani autori che sono importantissimi per l'evoluzione, per il mantenimento, per la crescita e per lo sviluppo della ricchezza di questo territorio. Sui percorsi, beh, abbiamo un po' di tutto. Al netto della viabilità, le città sono tutte collegate l'una con l'altra e i percorsi emotivi sono importanti. E devo dire che in questo la Regione Veneto qualche volta ci ha sorpreso con le leggi, per esempio, sulle celebrazioni, che hanno unito moltissimo. La più grande celebrazione sulla Prima Guerra Mondiale, per esempio, che è stata notevolissima e fortemente formativa anche per i ragazzi, perché i ragazzi non conoscono il fatto che questo territorio è stato martoriato da una guerra, parlo ovviamente della Prima Grande Guerra, è stato importantissimo come progetto. Siamo riusciti a penetrare dappertutto con un percorso intelligente, non appesantito, ma che ha parlato di pace attraverso una celebrazione di una guerra, quindi è stato straordinario come percorso. E il territorio, che è l'ultima sì, vostra parola, beh, questo territorio è straordinario. Io sono nato, vivo e voglio risiedere in questo territorio, che è dinamico, ma fortissimo, non ghettizzante. Ecco, è molto importante la non ghettizzazione delle persone. E su questo è molto moderno il Veneto. Però noi abbiamo, come dire, un grande precedente, che è stata Venezia, città internazionale, città universale, dove dal Fonte con i turchi, il Fonte con i tedeschi, città ambasciatrice. Grazie, grazie infinite per questa conversazione. Invitiamo ovviamente tutti a seguire Arteven e buon lavoro a lei e a tutto il team di Arteven. Grazie.